giro per proporvi una vellutata di zucca e finocchio con crostini aromatizzati all'origano. Per realizzare questo piatto gli ingredienti necessari sono della zucca gialla, del finocchio, preferibilmente la parte esterna del finocchio, della cipolla bianca, dell'alloro, del brodo granulare vegetale, dell'olio di oliva e olio santo, del formaggio parmigiano grattugiato e dell'acqua quando basta per coprire le verdure. Iniziamo col tagliare il finocchio a pezzi piccoli, ma in senso orizzontale, questo per ridurre i filamenti contenuti nel finocchio. Aggiungo, è sprecato utilizzare il cuore del finocchio, meglio la parte esterna per recuperarlo totalmente. Tagliamo poi una mezza cipolla per aromatizzare il tutto. Infine tagliamo la zucca a cubetti, prestando attenzione a non tagliarsi. Ma se ci sono problemi, vi consiglio di comprarla già pulita. Consiglio di utilizzare quantità pari tra finocchio e zucca. Quindi, dopo aver preparato tutti gli ingredienti, li uniamo in una casseruola, aggiungiamo un po' d'olio di oliva, dell'acqua quando basta per coprire le verdure. Brodo granulare vegetale aggiungiamo qualche fogliolina di alloro e copriamo facendo cuocere. Ecco il processo di cottura. Nel frattempo prepariamo i crostini oleati e aromatizzati con l'origano. A cottura ultimata delle verdure utilizziamo il multi-pimmer per frullare il tutto, rendendo una minestra bella cremosa. In mancanza del mini pimmer potete utilizzare tranquillamente un normalissimo frullatore. Imbiattiamo la vellutata. Con del formaggio parmigiano, una generosa spolveratina di formaggio parmigiano, dei crostini precedentemente preparati e aromatizzati all'origano. L'olio santo per gli amanti del piccante, altrimenti dell'olio extravergine di oliva semplicemente, delle foglioline di basilico per completare la guarnizione.
ambizione. Ecco il risultato finale. Se ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad esprimere un commento. E se non l'hai ancora fatto, ti invito anche ad iscriverti al mio canale, cliccando semplicemente su iscriviti. Attiva le notifiche per ricevere la pubblicazione dei prossimi video e soprattutto sono graditi i commenti. Grazie.